This man is turning everything we thought we knew about Italian cuisine on its head. Mi sembra di vedere, adesso la dico così, nelle grandi città turistiche italiane, tipo Firenze, Roma, Venezia, che lo sport nazionale sia fregare il turista, rifilargli delle schifezze e dire che è grande cucina italiana. E non c'è nessun motivo per cui gli italiani sappiano far da mangiare meglio che i tedeschi, i francesi o gli austriaci. Alberto Grandi is an associate professor of economic history at the University of Parma. In his books, he claims that pizza has been a thing in Italy only since the 1950s. True Parmesan cheese comes from Wisconsin, and that Italian grandmas can't cook. What truth is there to his claims? To help us make sense of it, we turn to Maddalena Fossati, editor-in-chief of La Cucina Italiana. She's advocating for Italian cuisine to be included on UNESCO's list of intangible cultural heritage. Of course, we also asked Italians. Theory number one, Neapolitan pizza isn't from Italy. La pizza che noi oggi mangiamo, che è sicuramente la pizza napoletana, è più americana che italiana. Pardon? Pizza is the quintessential Italian dish. Everyone knows it and loves it. In fact, pizza was found as far back as the 18th century in Naples. Sure, it looked a bit different back then. Pizza was an inexpensive meal for Naples' poor lower class. Bread topped with whatever was left over at home. La pizza che si mangiava a Napoli prima della grande emigrazione alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento era un prodotto poverissimo e che sarebbe sparito dalla nostra cucina perché era un prodotto che gli stessi napoletani detestavano. Sicuramente la pizza si è evoluta, è cambiata come tutte le ricette, certo, ma questo non vuol dire che non ci sia una maternità, una paternità della pizza a Napoli. Theory number two. Spaghetti carbonara is an American breakfast dish. Sappiamo che la prima ricetta viene pubblicata a Chicago e non in Italia, però la carbonara è una ricetta più americana che italiana, è nata in Italia, ma non fa parte in qualche modo nemmeno del nostro gusto. That's one theory. Others say the spaghetti dish with bacon, cheese, egg and pepper was created in 1944 in an Italian restaurant in Riccione, cooked with ingredients provided by American soldiers. Either way, the version we eat today is one of countless takes on traditional Italian dishes. La cucina italiana ha proprio questa capacità straordinaria di accogliere e di rendere meravigliosamente suo ogni ingrediente. Sono gli italiani che hanno portato la tradizione negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Ma noi li facciamo meglio di tutti gli altri. Theory number three. Until the 1980s, olive oil was only used as lamp fuel. Today, Italians consume per capita up to 13 liters of olive oil a year. But is that a new thing? La famosa dieta mediterranea, in realtà l'olio d'oliva non l'ha mai visto. Si usava sempre il grasso di maiale come grasso di cottura anche. What's that? Even in the 19th century, travelers raved about the taste of Italian oils. Sicuramente c'era qualcuno che faceva l'olio d'oliva di qualità, ma per la stragrande maggioranza degli italiani era sconosciuto ed era di scarsissima qualità. Perché era scarso, perché ce n'era poco, perché costava tanto, perché si usava per tutto tranne che per far da mangiare. Theory number four. The only true Parmesan cheese comes from Wisconsin. Il parmigiano reggiano in quanto tale per me è un formaggio italiano che nasce nel Medioevo. Punto. That's true. But it's changed significantly over the centuries. The original Parmesan was softer, its texture firmer. Not until after World War II did Italian Parmesan evolve into the crumbly hard cheese we know today. In Wisconsin, though, it's still made like it was 100 years ago. Quindi, se vogliamo assaggiare il parmigiano dei nostri nonni, dobbiamo andare a Milwaukee e non a Parma. Il formaggio di mille anni fa era una schifezza terribile. Theory number five. Italian grandmothers can't cook. Le nonne di questo paese non solo sanno cucinare, ma sono il fulcro, il cuore della cucina italiana. Le nonne italiane non sapevano far da mangiare, o meglio, potevano far da mangiare
tre piatti, come in tutto il mondo, quelle delle feste, i tortellini, le lasagne, tre piatti li sapevamo fare da mangiare, ma il resto era assolutamente arrangiarsi con quel poco che c'era. And is Italian culinary tradition truly about perfection and unchanging recipes? Tutto il mondo conosce la cucina italiana, quindi non credo sia da 100 anni o da 50 anni o da 10 anni. Sono dei piatti che hanno già una tradizione dal bisnonno al nonno ai figli e così in generazione. E questo è il vero succo del mio lavoro, fondamentalmente, cioè dimostrare che le tradizioni si inventano e soprattutto cambiano, perché questo è un po' l'elemento fondamentale. Io sono sicura che però 1000 anni fa eravamo vestiti diversi. Vivevamo in modo diverso, gli ingredienti erano diversi. Questo però non vuol dire che dobbiamo negare chi eravamo. Noi, secondo me, l'Italia ci mette l'amore quando fa da mangiare. Whether it's 400 or 40 years old, Italian cuisine is ultimately more than just the sum of its ingredients. Even its heartiest critics can't resist it.